Ciao, sono Simonetta. Volevo dedicare una canzone ai miei due figli che sono a Torino, che stanno studiando, Nicolò e Lorenzo. Un bacio dalla mamma. Vuoi tanto bene i tuoi figli, vero? Si certo. Vede. Certo, e voglio bene i miei figli e loro saranno anche loro una pressione per me, quindi forza ragazzi che ce la facciamo. Un bacio. Ciao, sono Raffaella. Sono passati 6 giorni dal trapianto. E posso dire di essere felice di aver superato questo traguardo. La mia forza in tutto questo periodo, da agosto fino ad oggi, per arrivare a questo obiettivo, è stata veramente la fede. Ho pregato molto e questo mi ha ripagato di tutto. Ringrazio il Signore davvero per avermi dato una seconda possibilità di vita. Agguanterò la vita in ogni istante. Oltre che la fede, poi ovviamente il ringraziamento speciale va a mia madre, una donna forte, coraggiosa e sempre presente. Mio fratello, mio marito, che dal primo momento mi ha, diciamo, amata e continua ogni giorno a non farmi mancare parole d'amore. E a tutta la famiglia, ai miei cugini paterni con cui è stato possibile anche un riavvicinamento grazie a questa purtroppo sciagura, e a tutti gli amici e le persone che mi vogliono bene. È stata una catena d'amore. Le due F quindi, fede e famiglia, allargata con gli amici. Sì. Grazie. Grazie a voi. E allora dedichiamo loro la canzone. Che sia benedetta, di Fiorella Mannoia. Ho sbagliato tante volte. Ciao, sono Nunzia, dedico questa canzone a mio marito con tanto amore e a mia sorella Tina. Ho visto una foto splendida davanti alla chiesa di Pompei quando vi siete sposati. Complimenti. Grazie. E la canzone? Scegliamo una. Anzi, posso anche cercare qualcosa di Pompei, qualcosa che ci rimandi col cuore lì, sì. Quella terra benedetta. E prossimo anno ci siamo di persona a Pompei. Grazie. Ciao. Cari amici, buonasera. Siamo insieme a una persona speciale. Come ti chiami? Mara. Allora, carissima, io volevo chiederti questo. Ma quanto è importante per te la vita? Sei aggrappata alla vita. E allora un messaggio a tutti i giovani, a tutti i ragazzi che a volte ci giocano un po' con la vita. È importantissima la vita, altro che. Bisogna cercare di combattere più che si può e non mollare mai, secondo me. Che poi il bello deve ancora venire. Certo. È un figlio meraviglioso. Posso fare un passo da lui? Sì, certo, bravo. Come bravo. Ti chiami? Stefano, Stefano. Lavori, studi? Sono architetto. Tanta roba. Allora grazie, perché vedere un figlio vicino alla sua mamma non è scontato, sai? Grazie a voi, grazie a voi. Non è scontato. Allora una... è vero, è vero. Allora, come canzone cosa dedichiamo alla mamma? Una canzone che può piacere alla mamma? Ma non lo so. Ti piacciono tutte. E una in particolare che vuoi dedicare te perché ti piace a tutti? Una bella canzone di Laura Pausini. Ciao a tutti, cari amici. Sono Rocco. Che dire? La malattia ha bussato alle porte di tutti noi. Senza chiedere permesso. È entrata stravolgendo tutto. Ognuno di noi ci chiediamo se tutto questo deve accadere proprio a me. Però non bisogna mai abbandonare il sorriso, neanche per un momento. Bisogna aiutare il proprio fisico a combattere la malattia con piccoli accorgimenti. Senza abbandonare la quotidianità. La battaglia è dura, è vero, ma poi l'idea di tornare alla vita normale aiuta molto. Una cosa è certa, non bisogna che la mente prenda il sopravvento sulla malattia. Non bisogna permettere che a guidare la nostra vita sia proprio lei. Naturalmente bisogna continuare alla grande con sempre nuovi progetti e prospettive lavorative. Bisogna gestire le paure anche se non ci si abituerà mai, naturalmente. Piano piano la quotidianità ritornerà, sono sicuro, e ogni cosa tornerà al suo posto, in un futuro migliore per tutti. Auguro di vivere sempre
con il sorriso, a tutti voi e anche a me naturalmente. Un abbraccio a tutti, Rocco, ciao. Scusate per l'emozione, ciao. Ciao a tutti, sono Enza. Non ci sentiamo da molto tempo, però non mi nascondo che vi penso sempre. Un bacio, Don, un abbraccio. Spero di rincontrarci presto. La canzone che vorrei far ascoltare è quella di Ermal Meta, Vietato Morire. Ciao a tutti. Ciao amici del Padiglione 6, sono Anna. È un po' che non mi faccio sentire, ma non crediate che non vi pensi. Siete spesso nei miei pensieri e nelle mie preghiere. Stasera voglio portarvi una riflessione di Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari. Secondo lei, l'amore è l'unica cosa necessaria a ognuno di noi. Archimede diceva che con una leva in mano si poteva sollevare tutto il mondo. Nella vita spirituale questa leva non può che essere l'amore. Gesù nel Vangelo dice che una sola cosa è necessaria. Se la troveremo, riusciremo a sollevare la nostra vita, che in alcuni giorni davvero pesa più del mondo, come la vostra in questo momento, e la vita di tutti quelli che incontriamo nel nostro cammino. Sollevare vuol dire migliorare, far rifiorire, far rinascere, donando la gioia di ricominciare sempre, di sperare. Vi abbraccio forte forte amici e vi dedico la canzone di Cesare Cremonini, Nessuno vuole essere Robin. A presto amici. Nessuno vuole essere Robin in questo mondo di eroi. Beh, io di eroi veri ne incontro parecchi il martedì. Eroi che non vanno sulle prime pagine dei giornali, ma che sono sulla prima pagina dei nostri cuori, ogni giorno nelle nostre preghiere. E chiediamo anche a voi di pregare per noi, perché possiamo apprezzare il dono della vita, della salute, e perché possiamo usare questo dono per aiutare gli altri, non tenerlo per noi stessi. Oh, come sto bene, ma perché il nostro stare bene diventi anche uno stare bene di qualcun altro. A volte basta poco, un sorriso, per stare meglio. Grazie amici, insieme a tutto gas.